Ma se ora ti attaccassi un pippone clamoroso su Chiusdino, come tu l'hai, così a fischio come fosse una cacarella il giorno di Natale? Paura, eh? So cosa stai pensando. No, soprattutto so che domanda ti stai facendo. Come hanno fatto a dargli l'agibilità per costruire una chiesa senza tetto? Io, per esempio, che se voglio rifarmi bagno a casa devo chiamare l'esercito? E i monaci cistercensi si fanno le chiese scoperchiate? Eh no. Avranno condonato. Per forza, se no. Si vede che i monaci erano di forza San Galgano. O di forza Chiusdino. O di forza Siena, insomma, di forza qualcosa. In realtà, incredibile ma vero, il tetto dell'abbazia più grande della Toscana venne venduto. Sì, venduto, te lo giuro, dal commendatore Girolamo Vitelli, che nel 1500 vendette le lastre di piombo a copertura del tetto, che poi qualche anno dopo venne giù completamente portandosi dietro anche il campanile. Oh Girolamo, ma che si vende il tetto? Ma vendi il terrazzo, vendi il garage, vendi il bagno, ma il tetto lasciacelo. Ah, ma allora i monaci non erano di Forza San Galgano. Saranno stati di Movimento 5 Monaci, eh? Che dici? Male questa, eh? Malissimo. Vabbè, si taglia. Si taglia. Non ti arrabbiare, si taglia, pazienza. La storia di San Galgano però inizia ben prima, nell'anno 1000 più o meno, quando il cavaliere Galgano Guidotti, dopo un'intera esistenza spesa a combattere, a amoreggiare qua e là, decise di cambiare vita. Abbandonò le armi e la vita mondana per vivere come un eremita, non prima però d'aver conficcato la sua spada nella roccia, su nell'eremo in cui decise di andare a vivere. La famigerata spada nella roccia di Galgano Guidotti, una leggenda bella e buona, dirai te. Uno studioso di spade medievali, rettore dell'università di Leeds, negli ultimi anni ha dimostrato che quella si tratta di una spada originale del XII secolo, di una spada medievale, e che la roccia non presenta nessuna cavità, cioè la spada entra nella roccia come fosse burro fuso. E quindi si tratta di leggenda o verità? Verità o leggenda? Remma impestata e paranoia, ero preparato sulla leggenda io. Dopo la morte del nostro eroe, i monaci cistercensi, che nel frattempo gli erano diventati un monte e su nell'eremo di Monte Siepe non c'entrano più, decisero di scendere a valle e di costruire questa abbazia in onore proprio di Galgano Guidotti. Ecco perché l'abbazia si chiama di San Galgano. Un'abbazia che visse momenti di estremo splendore, per poi cadere però in una profonda crisi. Oltre alla vendita del tetto di cui si parlava prima, ci fu una peste clamorosa che li ammazzò tutti. In più, guerre, scorribande, saccheggi vari che la portarono alla definitiva rovina. Grazie, arrivederci. Mai come nel caso di San Galgano, rovina e decadenza sono state un'autentica fortuna. È grazie al totale stato di abbandono che oggi questa abbazia è diventata probabilmente il luogo più mistico e più romantico della nostra regione. Ma pensa se ci avesse ancora il tetto, ma chi ci verrebbe oggi? Nessuno! Ecco, a proposito, Girolamo Vitelli, se tu sei sempre nei pressi di Siena, Firenze, Poggibonsi, perché non tu fai un salto a casa mia, tu vieni a sfondarmi il tetto di casa? Tanto lo dovevo rifare. Almeno organizza anche io qualche visita guidata, qualche festa, qualche matrimonio, almeno busco un pochino. Certo, ci sono dei posti in Toscana, ragazzi, veramente incredibili. Di giorno alzi gli occhi e vedi il cielo, e di notte, a volte, anche le stelle. Stelle, una sega, è giorno pieno, mando sia qui. Fa la fame, muoio io, andiamo a casa, vai.